New York dall'alto è tutta un'altra storia e la si può godere o da una delle dozzine o centinaia di rooftop tra Manhattan, Queens, Brooklyn e anche New Jersey, o da uno dei 5 osservatori di New York. Attualmente ci sono 5 grattacieli che ci permettono di ammirare la città dall'alto. Ma quale scegliere? Da quale edificio avrò la vista migliore? Quale sarà l'esperienza più bella per arrivare in cima? Meglio andare di giorno o di notte? Questo osservatorio è compreso nel pass e questo no. Cosa faccio? Ecco tutto quello che dovreste sapere e chi vi aiuterà a decidere quali tra i vari osservatori di New York scegliere. Cioè, 5:55 di mattina, non c'è un'anima in giro, siamo a meno 6 gradi, percepiti meno 13, direzione Empire State Building per l'alba. Mai fatta l'alba all'Empire State Building in 9 anni e l'Empire sta invitando dei creatori, dei content creators all'alba ormai da un po' e oggi tocca a me. Sono con Tommy! Allora, sono arrivata all'Empire. Partiamo dall'iconico Empire State Building. Arriva al 102° piano. Si trova a Midtown Manhattan. Questo è uno dei punti di osservazione più popolari della Grande Mela. Localizzato sulla 34esima strada e 5th Avenue, non lontano da Macy's, Bryant Park. Ha una vista completa delle varie parti della città. Il suo 86esimo piano, completamente all'aperto, abbraccia l'inconfondibile guglia e vi farà godere una vista a 360 gradi su New York. Ben visibili l'East River, il fiume Hudson e i principali grattacieli tra cui il One World Trade Center e il Chrysler Building. Riuscirete inoltre a cogliere perfettamente la caratteristica forma triangolare del Flatiron Building. Per un'esperienza più esclusiva è possibile salire al 102° piano. Nelle giornate più limpide la visuale arriva fino a 130 km di distanza. Prezzi a partire da $38 a testa per la terrazza principale e $71 per quella superiore. Sono anche disponibili dei biglietti che garantiscono l'entrata sia di giorno che di notte. Empire State Building, uno dei 5 osservatori di New York. Iconico, storico e il più antico. Lascio qui sotto il link dove acquistare il biglietto per l'entrata o i pass dove trovare anche l'Empire State Building. Allora, nonostante la temperatura non bassa di più, cioè meno 7 percepito, meno 13, vento non lo riesco a descrivere, è stata veramente un'alba top. La cosa più bella è salire al 102° piano dove non ero mai salita, quindi oggi ho fatto due esperienze nuove, salire al 102° piano e vedere l'alba dall'Empire State Building. Priceless. Ci tornerò e adesso l'obiettivo è vedere l'alba da tutti gli osservatori di New York. Comunque la metro è vuota. Passiamo al Top of the Rock, che si trova a Rockefeller Plaza, anche questo Midtown Manhattan. Arriva al 70° piano. Lo stile Art Deco è ciò che contraddistingue questo bellissimo edificio ed il suo ponte di osservazione suddiviso su 3 livelli. Anch'esso garantisce una vista a 360 gradi sulla città e la sua posizione centrale offre una buona visuale di numerosi punti di riferimento, tra cui Central Park. Tra questi spicca anche l'Empire State Building, con una meravigliosa vista al tramonto durante l'accensione delle luci dell'Empire. Un pro di questo grattacielo: avrete foto uniche con una delle viste migliori sull'Empire State Building e, come anticipato, il momento migliore è il tramonto. Un contro: i biglietti sono divisi per fasce orarie con una maggiorazione di $10 durante il tramonto. Lascio qui sotto il link per acquistare il biglietto d'entrata e i pass dove trovare il Top of the Rock. Una delle novità del 2024 a New York è il The Beam a Rockefeller Center, la nuova attrazione che offre l'opportunità di ricreare la foto più iconica di sempre a New York, a 260 metri di altezza sulla terrazza panoramica del Top of the Rock, che si traduce con pranzo in cima a un grattacielo. Si tratta di una fotografia scattata il 20 settembre 1932 che raffigura 11 operai addetti alla costruzione del grattacielo situato al centro di Rockefeller Center.
Gli operai sono ripresi seduti su una trave d'acciaio a 260 metri di altezza. Spostiamoci al suggestivo The Edge, che si trova al Hudson Yards, il nuovissimo quartiere di New York, localizzato nella parte ovest della città. Arriva al 100° piano con il ristorante al 101° piano. È la terrazza panoramica esterna più alta dell'emisfero occidentale, con un design unico e forma triangolare. Vista mozzafiato a 360 gradi. Ammirerete l'Empire State Building, tutta la Midtown Manhattan, sarete vicinissimi al Hudson River, il fiume Hudson. E sapete che potete anche scalare e lanciarvi dall'edificio? Vi lascio qua sotto l'articolo di riferimento per questa esperienza che si può fare al Edge. Il prezzo dell'osservatorio va a partire da $34 e è possibile bere champagne con ingresso premium. Ho partecipato a diversi eventi privati all'Edge, tra cui quello con l'ente del turismo britannico per un tè assolutamente inglese, una festa all'alba con tanto di yoga, forse uno degli eventi miei preferiti a New York fino ad oggi, in questi quasi 13 anni di vita nella Grande Mela, a parte lo yoga, di cui non sono una grande fan. Nella stagione invernale installano una specie di pista da pattinaggio. E fuori dall'Edge c'è questa struttura osservatorio chiamato Vessel, che purtroppo è rimasto chiuso negli ultimi anni, ma ha annunciato che dovrebbe riaprire entro la fine del 2024. Un pro di questo osservatorio è che la terrazza triangolare sospesa a mezz'aria vi darà la sensazione di fluttuare nel cielo, offrendovi la vista migliore sul centro di Manhattan e un'esperienza unica. Sicuramente la più unica tra tutti e cinque gli osservatori. Un contro è che anche se il pavimento in vetro è un'esperienza incredibile, non è assolutamente ideale per chi soffre di vertigini. Lascio qui sotto il link per acquistare il biglietto d'entrata e i pass dove trovare l'Edge. Parliamo del tecnologico One World Observatory, o anche chiamata Freedom Tower. Localizzato nel Financial District, arriva al 103° piano. Solo l'esperienza che conduce al livello di osservazione vale il costo del biglietto. Anche qui la vista è a 360 gradi e grazie alla sua posizione nel Lower Manhattan è il punto migliore da cui osservare la Statua della Libertà, il ponte di Brooklyn, il ponte di Manhattan e tutta la baia di New York. Prenotando avrete anche la fantastica opportunità di mangiare nel suo ristorante. Il prezzo a partire da $37. Un pro è che è l'edificio più alto di New York, con 103 piani. L'ascensore arriva al 100° piano in meno di 50 secondi e riserverà una sorpresa. Un contro è che lo spazio è completamente al chiuso. Talvolta il bagliore sui vetri potrebbe ostacolare le foto migliori. Lascio qui sotto il link per acquistare il biglietto d'entrata e i pass dove trovare la Freedom Tower, nonché One World Trade Center. Last but not least, passiamo all'ultimo dei cinque osservatori ad oggi presenti a New York, l'instagrammabile Summit One Vanderbilt, o anche chiamato Summit OV. Arriva al 93° piano. Torniamo a Midtown Manhattan. Questo osservatorio si trova esattamente sopra la Grand Central, la stazione centrale. A detta dei newyorkesi, me compresa, è uno dei migliori punti di osservazione con vista su Chrysler Building, World Trade Center, Empire State Building, Midtown, Central Park. Da non perdere assolutamente la vista dai bagni. Noto per l'uso di superfici riflettenti e specchi, è consigliato l'uso di occhiali da sole all'entrata. Suddiviso in tre piani, con esperienza unica sull'ascensore in vetro, ma non per chi soffre di vertigini. Molteplici installazioni artistiche immersive, tra cui l'ineguagliabile Yayoi Kusama. Da non perdere la stanza con i palloni e la parte all'aperto all'ultimo piano. Il prezzo parte da $33, un pro, file lunghe ma veloci e un'incredibile esperienza in ascensore da cui realizzare foto uniche. Manca assolutamente la visita nel bagno con vista spettacolare.
Un contro è che, essendo l'ultimo arrivato, potrebbe essere veramente affollato in qualsiasi ora della giornata. L'acquisto dei biglietti deve essere fatto online con un certo anticipo. Vi lascio qui sotto il link per acquistare il biglietto d'entrata e purtroppo ad oggi, settembre 2024, il Summit OV non è ancora incluso in nessun pass di New York. Ho avuto l'onore ed il piacere di visitare il Summit 3 volte prima dell'apertura e godermelo sia con che senza gente. Anche dopo l'apertura sono stata ad eventi all'alba, ma anche per i fuochi d'artificio del 4 luglio. Quella prospettiva, una vista assolutamente mozzafiato.